Buongiorno a tutti! Allora, ecco nuova capigliatura. Sono andata dal parrucchiere 2 giorni fa, finalmente. In realtà volevo solo tagliarmi qua dietro, tanto perché avevo i riccioletti e non mi piacevano. Però vabbè, lei mi ha tagliato tutto, ho detto vabbè, tanto, detto, mi fido di te, fai come vuoi e va bene così. Allora, ho 2 spese, sono stata da Risparmio Casa e sono stata da Pam. Ho fatto 2 piccole spese da una parte e dall'altra perché finalmente, non lo diciamo, ve lo dico dopo. Io su queste cose sono un po' non scaramantica, però non si sa mai e quindi... Voi magari avete capito, ma qualcuno già lo sa. Però vabbè. Allora, partiamo subito con la spesa di Risparmio Casa. Non so se unirò tutti e 2 i video. Ora vediamo. Partiamo subito. Da Risparmio Casa mi servivano 2 cose, ma poi ho comprato anche altro. E adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso questo dell'Emulsio. Aspettate un attimo che c'è mia figlia che vuole fare merenda. Aspettate un attimo. Vi faccio vedere la merenda che vuole, che è questa gallina, biscotto di gallina. Sì, amore. Il biscottino a forma di gallina. Eccolo qua. Vedete, mia zia me l'ha regalato per lei. Non ti farò vedere, amore. E niente, quindi adesso lo mangiamo, adesso ci laviamo le mani e glielo do. Eccoci qua, siamo pronti. Com'è? Ah, non l'hai neanche mangiato? Perché è un po' durello. Vai, mordi bene. Fai un morso piccolo piccolo. Mordi. Questo. È pasta di zucchero. Vai, prova a mordere solo il biscotto, vai. Poi lo zucchero, mordi. Cos'è? Ecco, torniamo a noi. Allora, ho comprato, nel frattempo c'è mia figlia che mangia la gallina. Non ti piace? Io te l'avevo detto. Ti piace? Sì. Ah, mangia piano piano, mastica piano piano. Allora, vi ripeto, ho da 3 ore l'emulso in mano, avete capito che ho comprato un mangiapolvere. Io con l'emulso mi trovo benissimo, ho voluto provare la fragranza vaniglia e tè bianco. Perché ho paura che sia troppo dolce, però proviamo. In realtà a me questi qui delle mousse mi piacciono tutti, quindi insomma mi sa che già l'avevo provata questa addirittura, però lì c'erano varie profumazioni, ho detto vabbè, vediamo, riprendiamo questa. Sì, che comunque sia, mi sembra che anche se ci fosse la vaniglia non è eccessivamente dolce, va bene, poi ve lo dirò. Perché adesso non mi sembra il caso di spruzzarlo perché c'è lei, quindi no. Poi ho preso, visto che c'è lei vicino a me, 3 quaderni di questi. Vi ricordate che l'avevo già comprati, ve l'avevo già fatti vedere e li ho ripresi. Sono a quadretti da una parte e bianchi dall'altra. Ne ho presi 3, questi costano 1,20 euro. Ne ho presi 3, ma erano gli ultimi, mi sembra, perché era tutto sparso insieme ai quadernini, quelli per la musica. Ho visto questi che appunto erano gialli e spiccavano perché c'erano solo loro di questo colore, ma non mi è sembrato di vederne altri. Ne ho presi 3 perché ne ho visti 3, se non ne avevo presi addirittura di più, perché veramente questi sono comodissimi. Vi ripeto, io li uso perché lei mi chiede sempre di disegnare, anche quando siamo a pranzo o a cena a casa, ma li uso soprattutto per quando andiamo fuori, perché lei qui ci passa la serata, sta zitta e buona e ci passa la serata e quindi va benissimo. Poi si possono anche staccare i fogli. Io adesso se vedo qualche, perché mia figlia insomma, disegna bene e ogni tanto ci scrivo anche la data sul disegno in modo che o la faccio scrivere a lei, gli dico di disegnare i numeri, oppure la segno io perché così mi rimane il ricordo. Poi ho preso un pacco di pannolini. Per Riccardo ho preso questi e ne ho preso uno solo perché ho il pacco anche gigante, ma quello mi serve per fra qualche giorno.
Adesso in casa li sto finendo, ho aperto l'ultimo pacco piccolo e li sto finendo. Vi volevo segnalare ancora che fanno sia la versione da 20 che la versione da 19. Allora, quelli da 20 hanno il bimbo in verticale, quelli da 19 hanno il bimbo in orizzontale, quindi diciamo che lui è messo per così in quelli da 19. E volevo prenderne due di pacchi da 20. Però, dico, mo magari mio figlio, finiamo, abbiamo questo pacco, poi abbiamo il pacco doppio, magari torniamo che serve già la 4, quindi non mi sono sbilanciata a comprare più pacchi da 3. E ho preso comunque quello dove ci sono 20, 20 pannolini, perché allo stesso prezzo ce n'è uno in più. E poi, allora, per quanto riguarda sempre Riccardo, ho preso due pacchi di questi, già l'avevo già comprati, ve li avevo già fatti vedere, li ho in uso e mi piacciono tantissimo, 98% di acqua, made in Italy, 72 salviettine, la cosa importante è questa chiusura in plastica perché veramente mantengono la freschezza e l'umidità della salviettina. E la cosa importante ovviamente è zero alcol perché ovviamente c'è posta all'alcol, ma credo che tutte le salviettine baby non abbiano l'alcol, almeno insomma si spera. E queste sono della linea Fresh & Clean Baby Pediatric, veramente mi ci sto trovando benissimo e quindi ne ho prese due confezioni perché costano 1,99. Poi, per la casa ho preso il vetri, questo qui, ciffo, perché era in offerta 1,79. Mi sembra, non mi vorrei sbagliare se fosse in offerta o no, però c'era questo ciffo con vetri con ammoniaca a 1,79 e un altro accanto, sempre ciffo, non mi ricordo se è vetri, però è sempre azzurro, a 1,99, quindi ho preso questo qui. Lo faccio rivedere, ok. Serve solo per i vetri? Sì, vetri, vetri e specchi, quindi vetri e specchi o solo vetri? Ma ce lo facciamo andare bene anche per gli specchi, ma sì, ma sì, non c'è scritto pure gli specchi, ma ce lo facciamo andare bene anche per gli specchi. Poi, ultime tre cose. Allora, ho comprato una confezione da 50 di mascherine, queste chirurgiche. Perché alla fine, oddio, spero che siano chirurgiche, sì, perché gliel'ho chieste se sono, se fossero chirurgiche, mi ha detto di sì, perché c'era la confezione da due mascherine, vabbè. E ho preso questa da 50, perché io ho le mascherine anche in tessuto, ma queste sono più comode, più pratiche anche. Perché stare a lavare è un po' una scocciatura. Poi, sempre in fatto, allora vi devo dire, sempre in fatto di igienizzanti, ho preso questo della Chantecler, ma perché questo costava 1,88 e quello della, non lo so, sempre da risparmio casa, non mi ricordo che marca fosse, costava tipo 1,79. Ho detto vabbè, prendiamo questa da 1,88. Non mi sono accorta che si svita questo. Si svita, non è di quelli fatti con il tappino che si solleva il tappo da qui ed è più pratico perché con una mano fai tutto, no? Invece con questo hai bisogno di due mani. Poco male perché mi piaceva il fatto che fosse così ergonomico e è di plastica morbida. E poco male perché comunque questo ho intenzione di lasciarlo in macchina perché tante volte. Ultimamente col fatto che ho lo zaino e lo uso anche per Riccardo lo zaino, quindi ci metto le cose di Riccardo, bla bla bla, certe volte mi scordo di mettere l'igienizzante nello zainetto e quindi siccome io non esco senza macchina, metto questo in macchina così ce l'ho e mi è pure più comodo e quindi vedo se può stare alla luce del sole. Avvertenze, non c'è scritto che non può stare a temperature alte, ma tanto ormai viene l'autunno. Speriamo perché ragazze fa un caldo, sono vestita a metà, cioè sono vestita a maniche corte sopra e con la tuta sotto e scarpe da ginnastica. Ecco che arriva mia figlia. Che c'è tesoro? No, il pulcino no, perché mia zia mi ha regalato il pulcino, per lei la gallina e per Riccardo il pulcino, che ovviamente mangio io.
e glielo do. No, amore, il pulcino no, tesoro. E quindi va bene, è aperto, già l'ho usato subito. E poi, ultimissima cosa, ho detto prima di spendere 130 euro, vediamo come va, perché vorrei comprarmi i pods, gli AirPods, ma 130 euro, è un cosettino piccolo, si perderà in 2 secondi, e quindi facciamo la prova. C'era in offerta da 25 euro a 19 euro questi della Trust, e li ho voluti provare. Non sono ergonomici, vedete, insomma, non sono, sono un po' più squadrati, vabbè, vi dirò se sono comodi o meno. Li uso subito, perché comunque sia, sì, me li potevo comprare su Amazon, però tanto per 19 euro è lo stesso prezzo, e quindi vi farò sapere, vediamo. Poi, allora, le cose da risparmio casa sono terminate. Ora ho sentito un wow, forse è Riccardo che vuole mangiare? No, ha mangiato poco fa, vabbè, vediamo. E quindi faccio un altro video, così spezzo le cose, e niente, vi ringrazio per aver guardato il video, grazie ai nuovi iscritti, un bacione, alla prossima, ciao!